Dopo la caduta della monarchia, la Francia rivoluzionaria ha un'unica via per sopravvivere: la guerra. Lottare contro un nemico esterno dà alla Repubblica francese un obiettivo, qualcosa che unisca la popolazione. Ed è in questi tempi di guerra che la storia viene scritta dai grandi generali. Il direttorio a guida della Francia è convinto che una politica espansionistica sia il miglior modo per esportare la rivoluzione oltre i confini francesi. Già durante il periodo della Convenzione, nel 1793, erano iniziate campagne dirette verso il Belgio, l'Olanda e i principati tedeschi della Renania. Nel 1794 era arrivata l'annessione del Belgio e delle Province Unite con la costituzione della Repubblica Batava, fedele alla Francia, ufficializzata nel gennaio del 1795. Nella primavera estate del 1795 uscivano dalla prima coalizione antifrancese Prussia e Spagna, quest'ultima destinata a diventare uno stato dipendente dalla Francia. A combattere i francesi rimanevano solo Gran Bretagna e Austria, oltre ad alcuni stati italiani. All'inizio del 1796 è tempo per il direttorio di agire. Iniziano i preparativi per una grande operazione contro gli Asburgo, il simbolo delle forze antirivoluzionarie. Ovviamente la preparazione non è breve. Bisogna organizzare gli uomini, armarli e in particolare vestirli. Ogni fabbrica tessile è chiamata a produrre giubbe blu per l'armata rivoluzionaria. E se ci fosse stato, magari sarebbe stato chiamato anche lo sponsor di oggi a fare casacche. Pampling. Pampling è un sito di shopping per appassionati della cultura nerd, e non solo, per quanto riguarda vestiario con disegni sempre nuovi e originali. Questa volta mi sono deliziato con una bella maglia del grande René Ferretti. Pratica sui set cinematografici è utile a segnalare la mia grande passione, quello che vorrei fare nella vita. La regia. Dai, dai, dai! Io invece ho preso questa maglia della NASA perché, forse non ve l'ho mai detto, ma sono molto appassionato oltre che di storia, anche dello spazio. Fate un salto sul sito, trovate il link in descrizione, e se inserite il codice sconto La Storia sul tubo avrete anche dei calzini in omaggio. Comunque, torniamo oltre Alpe. La Francia forma due eserciti guidati da Jourdan e Moreau, due generali di provata abilità, con lo scopo di entrare nei territori tedeschi. L'obiettivo è marciare su Vienna. Come diversivo viene preparato un terzo esercito, guidato dal giovane generale Napoleone Bonaparte. L'Armée d'Italie è destinata a tenere impegnate le forze piemontesi e austriache nel teatro italiano. Il generale Bonaparte, all'avvio della campagna, non aveva nemmeno 30 anni. Come ha fatto a trovarsi così giovane in una posizione così tanto importante? Nato il 15 agosto del 1769 ad Ajaccio, in Corsica, è cittadino francese per questione di mesi. A maggio l'isola era stata annessa al Regno di Francia dopo un tentativo fallito di indipendenza durante il collasso della Repubblica Genovese. Di famiglia nobile ma non ricca, Napoleone si distingue rapidamente nella scuola militare che frequenta per le sue abilità e il suo carisma. Prima della rivoluzione era già ufficiale d'artiglieria. Ed è proprio durante la rivoluzione che al giovane Napoleone si spalancano porte che sarebbero rimaste sicuramente chiuse nell'Ancien Régime per via delle sue modeste origini corse. Si associa ai Giacobini durante il loro periodo di potere, venendo incaricato di riconquistare Tolone, occupata dai ribelli monarchici appoggiati dagli inglesi. Dal 18 settembre al 18 dicembre 1793 la città è posta sotto assedio ed è proprio durante questa operazione che Napoleone mostra per la prima volta la sua abilità tattica e strategica. Tolone viene riconquistata grazie ad un piano ideato dal giovanissimo Bonaparte. Per le sue azioni sarebbe diventato a soli 25 anni generale. Con la caduta dei Giacobini, Napoleone cade in disgrazia. Ma per poco. La sua abilità bellica è comparabile alla sua bravura politica e nei salotti di Parigi risale rapidamente la scala gerarchica di Francia. Durante questi incontri fa la conoscenza di Giuseppina Bornet, vedova di un generale ghigliottinato sotto il Terrore, e sua futura moglie. Si sarebbero sposati il 9 marzo 1796, poco prima della campagna d'Italia. Grazie alla viscontessa di Bornet, il giovane Bonaparte conosce Paul Barras, uno dei membri più influenti del direttorio. Non è un caso che venga scelto proprio Napoleone per difendere il direttorio dalla protesta realista del 5 ottobre 1795. Il successo nel reprimere la rivolta e il supporto di Barras assicurano a Napoleone Bonaparte il primo posto nella lista dei generali disponibili per l'Armée d'Italie. La scelta si rivela corretta. Nonostante la campagna d'Italia non sia altro che un diversivo e le forze a disposizione di Napoleone non comparabili ai grandi eserciti impegnati in Germania, il generale Bonaparte dimostra tutta la sua abilità. Nel giro di pochi giorni, dal 13 al 27 aprile 1796, con manovre fulmine, Napoleone sconfigge ripetutamente le truppe sabaude e costringe i piemontesi a capitolare.
L'armistizio di Cherasco, firmato il 28 aprile, sancisce che il re Vittorio Amedeo III di Savoia riconosca l'annessione francese di Nizza e dell'Alta Savoia, con la cessione di fortezze vitali e il libero passaggio militare. Il regno di Sardegna è fuori dai giochi. La campagna però è appena iniziata. Con il collasso così veloce del Piemonte, gli austriaci si trovano in una posizione difficile e, non avendo avuto il tempo di mobilitare abbastanza uomini, sono costretti alla ritirata. Napoleone si lancia all'inseguimento, sconfiggendo a Lodi la retroguardia austriaca il 10 maggio 1796. 5 giorni dopo entra trionfalmente a Milano, abbandonata dagli austriaci. Le truppe austriache si rifugiano nella roccaforte di Mantova, mentre inizia un cambiamento epocale nella penisola italiana. È arrivata la rivoluzione. Con i territori conquistati, Napoleone decide di formare nuovi stati fedeli alla causa francese. Nel giugno 1796, nei territori del Ducato di Milano, nasce la Repubblica Transpadana e nei territori di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio, nasce a dicembre la Repubblica Cispadana. Nel febbraio del 1797, Papa Pio VI rinuncia ai diritti dello Stato della Chiesa su Bologna, Ferrara e Ravenna, con il Trattato di Tolentino. Il pontefice cerca di comprare così la sicurezza di non vedere i francesi a Roma. Il 2 febbraio 1797, 2 settimane prima del trattato, era caduta la fortezza di Mantova. Gli austriaci perdono il controllo dei territori italiani. Varcate le Alpi, Napoleone ha fatto l'impossibile. La strada per Vienna è aperta. Gli Asburgo si trovano di colpo un esercito nemico alle porte della capitale. Il 18 aprile 1797, a Leuben, in Austria, l'imperatore Francesco II firma un accordo preliminare con Napoleone. L'Austria cede tutti i suoi territori italiani alla Francia. Ma la campagna non è ancora finita. L'esercito francese decide di attaccare la Repubblica di Venezia, fino a quel momento neutrale nel conflitto. Il doge Ludovico Manin guida la resistenza della Serenissima, ma non può nulla contro l'Armée d'Italie e le rivolte filo-francesi nei suoi territori. Il 12 maggio 1797, dopo più di un millennio di storia, il Doge Manin è destituito e la Repubblica di Venezia cessa di esistere. Nasce la Repubblica Democratica Veneta. La conquista del Veneto, però, rende nulli i trattati di Leuven. Uno dei protagonisti della storia italiana è appena scomparso e bisogna risistemare gli accordi. L'entusiasmo generale del Nord Italia per la propria liberazione verrà spento rapidamente alla notizia del nuovo trattato. Napoleone, infatti, non è arrivato qui per liberare, ma per conquistare.